fermi al palo o quasi. La Puglia si conferma regione poco riciclona, con solo 20 comuni su 268 ad aver superato complessivamente il 65% di raccolta differenziata nel 2015. Lo dice Legambiente Puglia, che ha consegnato i riconoscimenti alle amministrazioni virtuose nel corso di una cerimonia a Bari, sottolineando le scarse prestazioni in una regione ancora schiava delle discariche. Emergono gli stessi problemi degli altri anni. La Puglia è una regione che va in controtendenza a livello nazionale, sia per smaltimento in discarica, una regione che continua ad essere ancora legata all'uso della discarica. In discarica ci vanno a finire il 75% dei rifiuti. In più aggiungiamo un dato ISPRA, che ogni anno finiscono negli impianti pugliesi oltre 420.000 tonnellate di rifiuti provenienti da altre regioni, quali la Calabria, la Campania e il Lazio. La media percentuale regionale è ancora molto bassa, 32,5%, mentre quella nazionale è del 45,2%, e sono ancora 184 i comuni che hanno raggiunto neanche il 40% di raccolta differenziata. Quindi non ci basta più premiare, vogliamo che ci sia una svolta, si realizzino gli impianti, si riduca la percentuale di rifiuti che vanno a finire in discarica, e quindi qui bisogna usare la leva economica e quindi applicare in pieno l'ecotassa, perché una svolta può arrivare. C'è stata in altre regioni come la Campania, in cui i comuni ricicloni quest'anno sono saliti a 166, ossia comuni che hanno raggiunto l'obiettivo di legge del 65%. Pessimi i dati per il Barese, ad eccezione del comune di Rutigliano, che si conferma in testa alla classifica regionale con il 77,6% di differenziata. Noi Cattora e Gravina restano addirittura sotto il 7%, finendo sotto la denominazione di indifferenti. Buoni risultati anche per la provincia BAT, dove 7 comuni su 10 hanno avviato la raccolta porta a porta. I risultati in termini di percentuali dell'Oga, Barletta, Andrea Trani, che è il primo in termini appunto di percentuali in tutta la regione Puglia, testimonia di questo impegno. Però è chiaro che non è che ci dobbiamo accontentare, innanzitutto dobbiamo cercare di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata nel nostro organo di governo d'ambito, e poi lavorare per la realizzazione dell'impiantistica in modo da chiudere il ciclo dei rifiuti e avere anche la possibilità di una tariffazione più bassa di quella attuale, in modo da andare incontro alle esigenze dei cittadini.